Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellos Game, episodio 29 della nostra partita con Manfred Porcarstein e i Conti Vampiro. Allora, questi qua sono i territori che abbiamo conquistato finora, non sono tanti, e come avete scritto nei commenti, purtroppo, al di là della difficoltà ardua che di sicuro ha reso le cose un attimino più complicate, il fatto che il gameplay dei Conti Vampiro è leggermente diverso dagli altri, di sicuro meno espansivo di quello degli orchi. Infatti, il problema principale è proprio la corruzione vampirica che ci impone di fare conquiste sempre più lente. Per questo siamo arrivati qui così, in questo momento. Allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa con questo esercito. Ho solo marcia forzata, quindi non servirebbe un tubo. Però la cosa che a me piacerebbe davvero tanto è ucciderti. Adesso, se tu vai da questa parte, io ti attacco ovviamente. Però non lo so se riuscirò a inseguirti. Boh, proviamoci. Dobbiamo decidere se fare o meno questa battaglia. Mancano 7 turni, quindi non lo so. Forse è il caso, ragazzi, di non combatterla. Poi mi avete detto, mi ha detto Enrico, che potrebbe essere il caso di andare a fondare qualche città qui così. Tipo, no, questa non è una città, neanche quella. Cos'è questo? Un castello particolare? Si può confinare con Ruzzena? No, non me lo dice. Però io pensavo, tra tutte quelle che potremmo andare a colonizzare, di prenderci questa regione, perché questa città sarebbe abbastanza difendibile da loro. E potremmo andare a prendersi Kisbel, però non lo so, potrebbe essere un'arma a doppio taglio, perché Kisbel comunque ci darà un sacco di soldi. D'altra parte potremmo andare a colonizzare questa parte, che non dovrebbe essere sulla via principale del caos, perché per quello che mi ricordo io scende giù qui così, in questa direzione. Quindi l'affronteremo direttamente qua a Kisbe nel caso, non lo so. Poi mi avete suggerito ancora, Artorias, di provare a conquistare in modo passivo queste città dell'impero, 1 e 1-2, per completare le regioni, perché in questo momento l'Averland non è. No, l'Averland è completo, manca la regione della Contrada, quindi Stridland e Visselland, quindi Nun e quest'altra. In questo modo la corruzione sarebbe molto meno problematica in queste due regioni, infatti vedete che sono quelle un pochino più basse, 58 e 60 addirittura in discesa, adesso cerchiamo di capirne il motivo. Qua invece la situazione è abbastanza buona, 75, 92, 83. Perché è in discesa? Ora guardiamo. Quindi boh, questo ci rallenterà un pochino per quanto riguarda la conquista. Daniel invece mi ha detto di far pace con la Tilea, non adesso ovviamente dopo aver conquistato questa città, cercare addirittura di renderla vassalla, ma non credo che sia nelle loro corde. Vediamo se al momento cosa The time direbbero. for talk is over. Make your demands. Diventa vassallo è assolutamente fuori discussione. Vedete? È impossibile. Però possiamo vedere, a titolo informativo più che altro, quanti soldi potresti darmi. Allora, avete detto 15.000, ovviamente. No, il massimo è 10 di quelli che hanno, ovviamente è troppo. 6 è ancora troppo. 3.000 potrebbe essere moderato, quindi questa potrebbe essere un'idea di pace, anche se in futuro voglio conquistare questa città perché le città costiere danno davvero un sacco di soldi. Quindi bene, abbiamo fatto il nostro briefing iniziale, vediamo se possiamo fare qualcosa con qualcuno. Allora, qua Manfred non lo possiamo spostare perché sennò ci sarà una rivolta. Quindi, cioè, in realtà per un turno possiamo anche andarcene. No, non lo so perché allora mi dà la presenza militare da 20, ok? L'abbiamo già visto l'altra volta, quindi se la tolgo andiamo a meno 16, quindi siamo già a meno 27, avremo in sostanza, non lo so, 5 turni prima di avere una rivolta in quella zona lì. Cerchiamo di capire quello che succede a proposito della corruzione, perché questo è importante. Allora, ci sono dei personaggi e la popolazione locale. L'evento del caso ci interessa poco, quindi ci sono personaggi in questa provincia che stanno danneggiando la cosa. Questo qua, meno 6 ordine pubblico. Eccolo qui. E questo qua che fa più 6 ordine pubblico. Però probabilmente questo personaggio qua avrà qualche abilità passiva che. Dov'è che posso vederlo? Tengo sul mouse, si vede? Meno 6 ordine pubblico, no, può essere che qual abbia qualcosa l'impero.
Mentre da questa parte vediamo un po'. Cos'è che mi dici? Allora, edifici e decreti. Mamma mia, guardate lì. Quindi potenzialmente qua la corruzione vampirica continuerà a scendere per edifici e decreti che hanno fatto in questa zona. Mamma mia, davvero un numero importante. Poi c'è ancora personaggi. Edifici e decreti, osmosi, tecnologie. Sta scendendo anche qua. Voglio capire il perché. Ah, è l'osmosi del caos, quindi va bene. No, dobbiamo stare attenti proprio in quelle due zone lì. Va bene, allora, gli eserciti direi che non li possiamo muovere più di tanto. Anche perché purtroppo non ho un agente in questa zona. Mi piacerebbe. Facciamo così. Facciamo passare un turno. Mandiamo la Banshee indietro. Perché voglio esplorare questa parte. Perché se dovessero arrivare con altri eserciti, ovviamente devo tenere qua Manfred. Invece continuano ad arrivare con altri agenti. Se non ci sono eserciti, mandiamo qua Manfred, così questa battaglia la facciamo diventare molto più semplice. Assalto all'unità, fallimento critico. Molto bene. Tecnologia. Oh, questo qua cos'è che faceva? Aumenta l'esperienza delle reclute. Vediamo un po' qua cosa c'è. Discipline tutte le unità scheletriche. Questo non è affatto male. Questo qua se no, armatura degli zombie. Oddio, visto che sono un po' delle pippe, potrebbe anche non essere così così cattiva. Corpo a corpo degli zombie e difesa degli zombie. Potrebbe renderli un attimino più. Evoca i morti recenti, ecco. Piuttosto che quelli morti 20 anni, 20 milioni di anni fa, evoca i morti recenti. Potrebbe essere un'idea. Cavalieri mentre tornano in vita. No, qua viene detto che non andiamo avanti perché non ci interessa. Potremmo fare capacità di movimento sulla mappa. Mantenimento del gol delle cripte, orrore delle cripte. Dai, facciamo questa e poi andiamo direttamente qua. Facciamo così e basta. Allora, pigliamo la mia Banshee. Già così abbiamo un pochino di visuale in più. Se ti metto in marcia forzata, fin dove arrivi? Fin qua. Questa battaglia, ragazzi, non ho intenzione di combatterla, ve lo dico subito perché sarebbe l'ennesimo assedio e non mi sembra una cosa così importante. Voi non vi siete spostati? Molto bene. Ah. Beh, questa qua, visto che mi dai questo svantaggio, la combattiamo. Però non ha molto senso. Cerchiamo di combatterla molto velocemente per eliminare la questione. Probabilmente è il leader stesso che è molto forte. Dovremmo ovviamente eliminarlo del tutto. Inizia lo schieramento e boh, allarghiamoci semplicemente. Anzi, facciamo così, in teoria dovrebbe metterli tutti da soli. Così, perfetto. Vai. Allora, facciamo così. Molto velocemente, però voglio accerchiarli così li eliminiamo tutti. Ok, questo esercito voglio proprio essere sicuro che non esista più. Vieni qua, combatti anche te. Tutti sul boss. C'è qualcuno che ha bisogno di una mano? Te. Sì, guardate che ci sta davvero facendo un sacco di problemi questo signore. Se riuscissimo a prendere questo, lo spostiamo un attimo. Così facciamo fare un attacco da dietro. Guardate i nostri bellissimi zombie.
Non so se sono riusciti a ucciderne qualcuno finora. Comunque lo scopo è proprio quello di accerchiarli completamente. Questi quanti ne hanno? Uno su... no, 11. Non abbiamo guardato da vicino le nostre unità a combattere. Guardiamoci un po' questo momento, questa battaglia decisamente calma. Aspetta che fanno dei versi. Ok, questa unità è praticamente andata. Tu fammi questo su loro, grazie. Qua stanno scappando, vi rendete conto? Vediamo se con questa carica ne uccidiamo qualcuno. Ok, qua sta scappando, ma questo qua deve morire. È l'unica cosa sicura. 19 ancora di quelli, ma credo che moriranno tutti. Degli altri ne è rimasto uno, quell'unità di sicuro verrà disbandata. Siamo al massimo, non voglio proprio avere più a che fare con questo esercito, anche se sembra una cosa abbastanza idiota, voglio assolutamente eliminarli. Ok, tu non ci sei più. Tutti su di lui. Vediamo se qualcuno riesce a inseguirlo. Sono quasi, eh? Però mi sa che veloce, sono veloci uguali. Quanta vita c'hai, tra l'altro? Pochissima. Non abbiamo nessun tipo di spell o robe. Oh, sono riuscito a ucciderlo, perfetto. Termina battaglia. Anche perché quel lord lì mi sembrava abbastanza forte. Ha fatto 127 vittime lui da solo. Cioè, guardate! 127, 99-47, vi rendete conto? Contro 60 ne abbiamo persi 253. Meno male l'abbiamo combattuta perché poteva essere molto peggio. Ok, tutti morti per fortuna. Uccidi i prigionieri non lo so perché avere disciplina con questi servirebbe davvero poco. Qui un po' di soldi. Abbiamo ucciso Guido, ragazzi, mi dispiace ma era da fare. Oh, un gatto nero, bene. They will serve. Perfetto, allora cosa facciamo? O mandiamo anche quell'altro esercito qui così facciamo la battaglia automatica. Tra l'altro tu sei già nel regge della città. Con tre eserciti di supporto, guardate quanto comunque non si dice che non siamo in grado di combattere contro questi signori. Sono decisamente superiori a noi, quindi questa battaglia la dobbiamo combattere. Ora questo esercito io lo rimanderei qui così, o addirittura dentro la contrada. Perché qua è dove c'è l'ordine pubblico messo peggio. Una cosa sui Total War è che più il gioco, cioè, si mette in difficoltà ardua, addirittura meno 24, più bisogna giocare sulla mappa di campagna piuttosto che su, cioè, fare le battaglie in sostanza, ecco. Adesso loro sono in guerra anche con... Ah, perché questa non è la quella diplomatica, ok. Tu sei in guerra anche con i Crookies qua, ok? Non è che tu hai fatto pace con i Crookies, no. Neanche per sogno. Tu mi vuoi ancora benissimo, però sta continuando a peggiorare la nostra relazione. In realtà non voglio più recuperarla perché è troppo scarso. Bisognerebbe capire lui come è messo, perché... È sempre più forte, ragazzi. Sta conquistando anche i territori qua così. Non abbiamo la possibilità di combattere contro una bestia sacra del genere. Va bene, allora facciamo così. Tra l'altro, tu sembra che qua no, tu non stia subendo più danni, cioè perlomeno lui non li soffre. Vediamo se posso metterti in modalità così. Perfetto, quindi recuperi un pochino la vita. E tu la stai perdendo. Oh, molto bene. Molto bene, aspettiamo perché a questo punto ci conviene aspettare. Hanno iniziato ad avere danni da logoramento.
Vediamo se Manfred non serve, lo spostiamo, lo rispostiamo giù a questo punto. Tu vai da quella parte, perfetto. Sì, direi che possiamo fare un altro cambio turno. Tranquillamente. Attenzione! Ho visto una rivolta. Partecipa alla guerra contro. No, mi dispiace, Gringor. Ho visto una rivolta. 2000, no? Soprattutto non prima di aver conquistato la città. Ancora non vedo eserciti. Togrim. Sei riuscito a fare qualcosa? Ho visto, è una cosa fantastica, una rivolta vampirica qui a Nun. Sono unità belle. Vediamo se riusciamo a gestire la cosa. Ok, qua com'è l'ordine pubblico? Zero, preciso. Però non posso costruire in pratica nulla. Mandiamo la nostra Banshee avanti. Ok, sì, qua non vedo nulla di particolare, ragazzi. L'unica cosa, bisogna stare attenti ai nani, perché questi qua, se mi dichiarano guerra, io devo fare il giro, loro passano attraverso le montagne, quindi hanno un vantaggio tattico assolutamente potentissimo. Mamma mia, guardate qua, abbiamo fatto bene ad aspettare, ragazzi. Abbiamo fatto proprio bene. Manfred qui non serve più, torna dentro qua. Adesso mi spieghi perché ci hai messo un turno ad andare via e il ritorno sei più lento? Questo non ha molto senso. Comunque questa battaglia a sto punto davvero aspettiamo, perché il prossimo turno ne rimangono 17 e poi ancora metà, metà, metà. Quindi si arrendono, questa battaglia la vinciamo così. Ci sta come tipo di battaglia, secondo me. Cioè che non è una battaglia ma un tipo di conquista tattico. Qua. Allora, in teoria qua siamo a posto perché siamo con un Gringor qui che non ci dichiarerà mai guerra. Questi potrebbero attaccarmi. Quindi potrebbe non essere una cattiva idea espandere lì. Però forse c'è qualcosa di più importante da fare. Guardiamo nella regione qui a nord. Possiamo aumentare un po' gli introiti e l'ordine pubblico. Non che la cosa mi faccia impazzire. Potremmo iniziare a potenziare queste mura qua. Visto che comunque questo potrebbe essere un villaggio facilmente attaccabile. Secondo me ci sta. No, non ho mai notato questo tizio qua così. Va bene, allora. Altre cose che possiamo fare, vediamo un attimo. Visto che con l'impero, cioè ovviamente l'impero mi odia. Però tra quelli che mi odia è quello che mi odia di meno. Il caos, i crucchi. Questi qua non mi odiano tanto. E anche questi. Il miglioramento. Sai che io vorrei tanto farti diventare un mio vassallo? Perché mi piacerebbe davvero tanto averti come vassallo. A te. Perché tanto questi nani qua non possiamo conquistarli, quindi avremo dei territori che noi non possiamo conquistare, che comunque ci danno dei soldi. Sono vassalli e ci facciamo gli accordi commerciali. In più, in teoria, posso chiedergli di entrare in guerra con me. Adesso non so se funziona come in Europa Universalis 4, ma l'idea è quella. Va bene, cambio turno. Hackeldorf è praticamente pronta a capitolare. Possiamo anche attaccare prima che arrivino ad avere nulla. Questi continuano a voler far pace. 3000, no? Vedo che proprio non hanno eserciti. Quasi quasi vado ad affondare quella città lì. Allora, fallimento. Chi se ne frega? Cosa mi dici? La facciamo automatica così velocizziamo la questione, dai. Vittoria decisiva, tutti morti. Hanno fatto un po' di esperienza, abbiamo preso 1300. Allora, io questa città, ragazzi, la occupo senza nulla, così non abbiamo problemi di ordine pubblico. 4000, è vero che sono tanti. Però non si può, perché in realtà questo qua, penalità all'ordine pubblico, l'instabilità della provincia ci ammazzerebbe, solo così e basta. Occupa.
Perfetto, ok, provincia messa al sicuro, principati di confine, mettiamogli subito il nostro editto, ordine pubblico più 4, crescita e corruzione vampirica direi. Perfetto, ok. Allora, cara Tilea, adesso possiamo parlare. Innanzitutto, Manfred entra qui. Nonostante ci siano dentro un sacco di eserciti, è comunque meno 5, vi rendete conto? Assenza di corruzione, tutte queste cavocchiate qua. Cos'è che posso costruire? Allora, qua mi va bene questa cosa. Questo per fare questi. Io direi che lo possiamo distruggere. Questo invece va bene perché almeno possiamo reclutare anche in questa zona. E qua mettiamo qualcosa che migliora la corruzione. Possiamo andare a fondare questa, non lo so. Vediamo un attimo ora la teoria cosa dice. Anzitutto noi siamo diventati un po' più forti. Spero. Non nei confronti dei nani. I nani sono quasi il doppio più forti di noi, ragazzi. Cioè, in realtà più forti di tutti. In questa partita sono Your man gods and pazzeschi. dubious masters have no place here. Patto di non aggressione. Diventa vassallo ancora lontano, però. Mi potrebbero dare 6.000. Allora, facciamo un attimo i conti. Io arrivare a conquistare fino a questa città in questo momento non posso. Gli possiamo ridichiarare guerra fra un po', ma al momento non possiamo davvero farlo. Potrei colonizzare questa. Anzitutto, vediamo se hanno altre unità. Qua non hanno proprio nessuno. Che sarebbe davvero ghiotto riuscire ad andare a prendersi questi territori qui. Qua c'è anche Tolgrim, eh. Qua c'è anche Tolgrim. Che poi con i nani basterebbe fare qualche battaglia interessante. Fatti fuori questi due eserciti, la situazione diventerebbe abbastanza buona per noi. Però al momento non lo è. Allora, controlliamo un attimo sul piano diplomatico. Tu con chi sei alleato? Sei in guerra con l'Estalia. Ok. Tu invece sei alleato con la Tilea. Quindi la prossima volta che dichiaro guerra alla Tilea, tu potresti entrare in guerra perché siete alleati difensivi. E la cosa potrebbe essere più problematica, appunto. E sei in guerra anche con gli altri nani. Come then, messenger. E tu vuoi bene all'altro, quindi se dichiaro guerra a uno, la cosa non va molto bene. Perché sto pensando se. Perché non mi piace avere sti nani qui in mezzo, quindi l'idea sarebbe ora mettermi in pace con questi, dichiarare guerra loro, così tra l'altro ritornerei in guerra con la Tilea subito, e l'idea è appunto distruggergli questa città, distruggergli questa città, adesso voi quante province avete? 3, dimmi che ne hai 3. 3. Allora possiamo distruggergli magari questa e questa. E assediargli questa. Poi magari possiamo dichiarare guerra anche a quest'altra e distruggerli del tutto. Ma l'idea è quella di vassallizzare uno dei due in sostanza. In questo modo abbiamo qua un alleato, tra virgolette, nano. Non mi dispiacerebbe come cosa. Non ho molto chiara come funzionino gli alleati, però, in questo gioco, perché cioè gli alleati vassalli, perché a dire la verità non ne ho mai avuti nella mia esperienza di gioco. Orrore surreale, casola molto forte. Istituisce sete di sangue, danos bonus vigore. Questa qua non mi ricordo più se no, è un'abilità da attivare. Rinascita della morte, forte questo. Io andrei a metterla qua. Se no, vediamo se qua c'è qualcosa. Probabilità di imboscata, ni. Logoramento delle vittime, tutti i tipi di logoramento. No, costi di reclutamento degli eroi nella provincia locale. Degli eroi, chi se ne frega. Velocità di reintegro delle vittime, 3%. C'è qualcosa di più utile qui così? Attacco fulmineo, non permette l'arrivo dei rinforzi, non male. Corruzione, non male. Crescita, sì e no. Tempo di resistenza all'assedio più 1 in difesa, quindi. Costo di evocazione di morti meno 15%. Beh, questi qua non sono così scarsi, effettivamente.
Siamo a livello 16, questo qua si può sbloccare a livello 17 e questo qua a livello 25. Io aspetterei perché questo qua vedete che è molto meno forte, ci toglie la vita. Cioè, davvero, Destriero Infernale rispetto all'incubo guardato mi sembra di tornare indietro. È molto più veloce, ma tutto il resto è molto più scarso. Perdiamo un sacco di abilità. Questo anche lui sembrerebbe essere più scarso. Anzi, in realtà no. Su alcune cose migliora, su altre peggiora, però è volante, cioè, quindi c'è effettivamente un miglioramento. Allora, io andrei a sbloccare questa abilità qui, quindi vediamo un attimo cosa possiamo fare. Questo non mi interessa perché non le abbiamo. Velocità delle unità etere, non male. Attacco delle guardie dei tumuli e orrore delle cripte, forte. Bonus carica per le unità di cavalleria. Io aumenterei la velocità delle unità etere. Se no facciamo così, dai, lo facciamo diventare lui molto forte. Quindi aumentiamogli la difesa corpo a corpo, così siamo sicuri che non gli accada nulla di strano. Qua c'è tutto. Quello non mi interessa, va bene. Allora, ah, chi è che possiamo migliorare ancora? La vampiressa. La vampiressa. Cosa devo fare la vampiressa? Comunque questo qua è servito tantissimo. Logoramento meno 3 per... No, non è vero, non è servito un tuo, ho sbagliato. Reprimi. No, non mi interessa. Questo men che meno. Saccheggiatore, destabilizzatore. Guarisce le truppe e questo qua. Mettiamogli questo qua. Demoralizza l'esercito. Perfetto. Allora, io prenderei il nostro necromante. Per il momento non ho intenzione di fare altre guerre, quindi lo mandiamo qua ad Acquemalsane, che inizia qua la provincia di Acquemalsane, per cercare di fare il nostro incarico. Sei uscito? Sì. Acquemalsane inizia qua, mi pare, se non mi ricordo male. Tipo con queste città qui. O forse questa è già l'ultima provincia di Acquemalsane. Questa è la prima. Esatto. Vieni qua da... Dov'è il confine? Perché non lo vedo? Boh, no, no. Ah, prima lo vedevo perché c'erano gli orchi, ovviamente. Va bene, allora, io con la Telea farei pace, perché... Tanto qua non possiamo conquistare più di così. Ora la corruzione ovviamente salirà, ma neanche di tanto. Ci sono i personaggi della Tilea che rompono tanto le balle. È vero che potrei spingere o perlomeno andare a saccheggiare questa città qua. Che guarnigione c'hai? Potremmo andare a saccheggiare questa città qui. Così da indebolirli del tutto. O possiamo far pace adesso? Vediamo quanti soldi mi dà, dai. Poi interrompiamo l'episodio così. Perché sto parlando con il caos? Allora, con la Tilea. Sì, che siamo in guerra. Che domande del cacchio fai? Allora, vediamo un po'. 7.000, bassa. 6.000. Moderata. Quanto ricaveremo da un attacco in questa zona? Sono davvero indeciso, ragazzi. Facciamo una cosa. Aspetto i vostri commenti perché potremo attaccare questa qui o no. Quindi far pace adesso, probabilmente un 5.000 ce li riusciamo a portare a casa. Se no, possiamo saccheggiare questa. O distruggerli anche del tutto, non lo so. O continuare a spingerli, saccheggiare questa e cercare di renderli vassalli, potrebbe essere un'idea per la quale non vado particolarmente matto perché preferisco sempre conquistare le regioni che posso, perché danno molti più soldi, ovviamente. Dall'altra parte, però, il punto è che se abbandono questi territori adesso rischiamo davvero di subire un sacco di problemi di corruzione. Principato di confine, Wisland. Questo qua addirittura è diventato negativo.
Perché qua la corruzione del caos sta continuando a scendere. No, adesso sale. Boh. Adesso sale. Assenza, le difficoltà, tasse. Per fortuna non ci sono più altre cose. Quindi, cioè, fammi capire, scusate un attimo. Repressione militare. Nonostante tutto questo, solo l'assenza della corruzione fa in modo che qua ci sarà una rivolta. Bah. E qua la rivolta sembra che ci sia stata, ma non vedo nulla. Anzi, probabilmente è stata già sedata dall'impero, visto che da meno 80, quindi ha fatto un tick, è già salita a meno 1, quindi vuol dire che l'impero ha distrutto quell'esercito là di non morti. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti.